Siamo a Roma. Oggi abbiamo parlato di aceto. Federico De Simoni. Oggi è stata, credo, una giornata molto importante. Ma ci mancano dei numeri. Che numeri possiamo dare su questo consorzio tutela aceto balsamico di Modena? Possiamo dare i numeri del consorzio e il numero del mercato, quindi del settore produttivo dell'aceto balsamico di Modena. Il consorzio è un'associazione di produttori che riunisce quasi 50 produttori di aceto balsamico di Modena, allocati tra la provincia di Modena e Reggio Emilia, e alcuni produttori della filiera. Rappresentiamo circa il 98% della produzione, quindi gli associati al consorzio producono più del 98%, quindi siamo rappresentativi, si può dire, di tutto l'intero comparto, che è un comparto di notevole importanza, il primo certamente tra i prodotti DOP IGP per export. In quantità? Quanto se ne produce? Nel 2014 abbiamo prodotto circa 98 milioni di litri di aceto balsamico di Modena IGP. Per un valore di 700 milioni circa? Più o meno si può stimare alla vendita un fatturato di 700 milioni, che vanno per più del 90% fuori dall'Italia. I principali mercati sono Germania e Stati Uniti, hanno una quota quasi del 30%, forse poco più del 30%. Oggi fatto. Abbiamo visto che oltretutto i tedeschi e anche i francesi conoscono molto bene questo aceto balsamico di Modena. Sì, questo è un dato veramente entusiasmante, perché che il 97% di conoscenza in Italia non stupisce. Certamente più dell'80% sia in Francia che in Germania, questo stupisce tutti, perché di quell'80% sono non solo conoscitori, ma persone che hanno almeno una volta hanno utilizzato il prodotto. Quindi più dell'80% di persone, quindi 8 su 10 in Germania e in Francia, hanno utilizzato almeno qualche volta nella vita il nostro prodotto. Tutelare quindi questa denominazione è ovviamente importante, anche perché a breve, a medio termine, che numeri potrebbero venire fuori? Dipende anche dalla nostra capacità di lottare e di prendere lo spazio a prodotti che oggi sono similari o evocativi del prodotto. Certo che sono dei numeri che potrebbero incrementare anche del 10-15% o 20% il nostro mercato attuale, che comunque ha margini ampi di espansione a prescindere anche da questo. Perché attualmente il prodotto aceto balsamico di Modena è conosciuto principalmente per l'utilizzo sulle insalate, nelle verdure. C'è invece anche una vastissima gamma di altri utilizzi che noi vorremmo veicolare e che oggi al consumatore e che oggi non sono particolarmente conosciuti. Questo potrebbe incrementare in maniera importante anche i numeri del settore, direi. E poi ci sono anche i nuovi mercati. Certo, come li affrontate? Ci sono anche nuovi mercati, dove siamo in quasi tutti i mercati, ma con numeri direi relativamente piccoli, quindi certamente mercati emergenti, i paesi BRICS eccetera, Russia a parte, che oggi è in un momento di crisi ma poi si riprenderà, e lì potrebbero davvero diventare dei mercati importanti anche da un punto di vista quantitativo. Oggi siamo lì, il prodotto è conosciuto, ma le quantità si fanno altrove. E certo qua apre uno scenario di numeri che si potrebbero moltiplicare. In chiusura, tra 58 giorni c'è l'Expo. Cosa fate? Noi siamo presenti nel padiglione Fiere di Parma, Federalimentari, e lì abbiamo un nostro angolo, un nostro spazio. E abbiamo una proposta di collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, nello spazio, nella piazzetta cosiddetta della Regione, speriamo di poter fare un evento importante anche lì. Creeremo sicuramente degli eventi durante l'arco dei 6 mesi, sia dentro il salone sia fuori dal salone, per poter diffondere ancora di più questo nostro prodotto. E soprattutto ecco questa multiforme possibilità di utilizzarlo. Ci vediamo a Milano. Ci vediamo là. Arrivederci, ciao.